posso impedire che mi concessino questa cosa. Però io vedo che va a sommare. Adesso vai selezionando, scusa, abbiamo avuto già un tipo di selezione. Ah, sì, quella mia è molto fresca. Sì. Prendi qua. Ok. Sono un po'. Quindi posso anche così. È il sinistro colore. Sì. Innanzitutto colore. Adesso vediamo così. Bianco magenta. Sì, sì, però vedo che va sempre sul controllo del forse perché non c'è il colore giusto. Vedi, va sempre a. Sì, probabilmente le devi selezionare un po' meglio, nel senso che. Più mirato ancora te di più. Più tipo di colore. Ok, io la prossima volta comincio con i livelli, cominciamo a vedere come componiamo le varie fotografie, i vari disegni, eccetera. Le composizioni un po' particolari, eccetera. Mi pare che non vorrei farvi troppo confusione, andare troppo di corsa. Se riuscite a provare un pochino quello che abbiamo fatto oggi, non sarebbe male. Domande? Ci sono delle domande? Sì, come si può togliere la selezione? C'è il pulsantino, togli selezione. Dove? No, vai sulla selezione. Adesso ho dato questo. Questo. Sottrai. Ma devo riselezionare? Riseleziono. Sì, ma io prima avevo fatto una selezione strana e non riuscivo a toglierla neanche. La faccio così, la tolgo. Faccio così, la tolgo. Quando dovrebbe essere solo. Questa è il cerchio, probabilmente. Sì. Adesso il cerchio. Selezionare il cerchio. Per togliere la selezione, scusa. Per togliere la selezione, la faccio vedere. Io qua ho la selezione ellittica.
esiste questo pulsante qua, lo vedete qua, sottrae, a quel punto tolgo la selezione. Sottrae dalla selezione? Eh sì. Quindi la selezione rimane sempre attiva. Voglio togliere tutta la selezione, l'ho tolta, lo vedete? Non ho più niente in selezione. Prima avevo questi due selezionati. Ne voglio togliere uno, scelgo uno. Ne voglio togliere tutti e due, li seleziono tutti e due e ho tolto la selezione. Ok, io vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo sabato prossimo. Grazie, registrato.